Ciao a tutti da Biancaneve e dalla Matrigna. Preferisci strega cattiva? No, io vorrei sapere se qualcuno lo sa, no? Se esiste come il telefono azzurro. Telefono argento! Se esiste il telefono per le mamme e le nonne. Perché pensavo qui, il telefono argento per la serenità. Perché qui io ho urgente bisogno di essere assistita. Dai! Senti odore di pesce fritto? Qua di sopra non si sente, vero? No, va bene, va bene, va bene. No, anche fare un piacere. Certo, ragazzi. Certo, questi 8 secondi. Va bene, bando le ciance, ciancio alle bande. Non si dice. Ti mollo da collo. Ma magari, dici sempre. Prima o poi succederà. Tanto lunedì arrivi in pianta stabile la Franci. Meno male. Abbiamo un sacco di aspettative, ma insomma fa niente. Tempo pieno la Franci da lunedì. Va bene, allora, unicorno mania direi. Innanzitutto ciao a tutte, come ogni giovedì siamo qua, perché tanto parlo adesso, perché dopo non mi fa più parlare. Queste maniere di protagonismo. Oh. Vuoi farlo tutto? Sempre al lavoro, sempre al lavoro. Sempre. Si vede che l'ho portata in ferie, si è ricarburata. È stata bene in ferie, eh? Beh, è stata la vicinanza della Patti, è stata lei che... Insomma... Ti ha dato un po' troppa energia. Dietro di noi fanno bella mostra di sé i progetti della linea Unicorn. Sono bellissimi! Facciamo vedere dopo. Sì, voi conoscete lo zainetto, quello che si vede qui. È quello piccolo e la shopper che è di fianco alla Laura, te la lì, e lo zainetto grande te lo lì, ma lì in mezzo compaiono già una borsa postina o porta PC. Sì, perché è rigida, una cartella. Fantastico, il mio PC ci sta benissimo. Quando è che posso portarmela a casa? Dopo le feste di Natale, nella primavera. E certo, la borsa con la pelliccia è comoda in primavera. Dopo i primi di gennaio. Beh, insomma, magari anche prima dei primi di gennaio. Ma se io tipo volessi un portascarpone con l'unicorno e la pelliccia non si può fare. Perché mai preso? Oh. Io i privati non faccio niente. Sempre no, ciao. Sempre no. Ciao, ciao. Il prossimo weekend che faccio lo faccio con quella borsa weekend che c'è qui in alto. Guardate che bella con la tasca di pelo. Dopo ve la faccio vedere bene. Anzi, ve la faccio vedere subito. Questa l'abbiamo, a parte che è gigante, mentre lassù sembrava piccolina piccolina, invece è gigante, è proprio una vera e propria borsa, una valigia weekend proprio. Questa l'abbiamo fatta col tascone centrale di pelliccia, ma guardate che meraviglia questa scritta Unicorn tutta cangiante. Fa sempre parte dei vinili della linea Unicorno ed è proprio super 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 cangiante. Bella borsa weekend nell'abbinamento con il rosa, come vedete sta benissimo anche in rosa il pompon, perché ha un codino. Bellissima questa qua, non vedo l'ora di usarla. Abbinata a questa c'è poi il porta PC. Perché quest'anno non mi fai andare in fiera? Ma se mi avessi fatto andare in fiera, fagliela vedere a aperta. Oh tu matrigna cattiva, se mi avessi fatto andare in fiera ci... Aiuto. Sarei andata con questa borsa, la borsa porta PC e lo zainetto. Com'era quella? Però non è il caso, dai, quello è per le donne maltrattate, è una cosa seria. Allora, la smetti? Va bene, quindi borsa weekend, settimana prossima vi faccio vedere invece la postina, ok? Faccio vedere settimana prossima. Bene, oggi invece facciamo un progettino super 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 easy. Sì. Ormai diciamo così tutte le volte. No, sono cose semplici per... No, questo è proprio facile, facile, facile. Un progettino del giovedì. Aspettate che mi metto a posto i capelli, che così sembro Biancaneve. C'è un'afa da noi e tu sembri che la matrigna. Non si respira. Allora, progettino veloce del giovedì. Facciamo una piccola pochettina. Accendo il ventilatore. Ventolaci. Ma ragazzi, là c'è un'afa. Sì, è caldo, oggi è caldo. L'ha spinto contro il muro, quindi ventola le bambole. Adesso ventola noi. No, non ne posso più. No, ti ventolava? Adesso hai l'aria nei capelli, eh? Sì.
Va bene, allora dicevamo una piccola pochettina che però è carina sia da usarla eventualmente come pochette portatrucco, pochettina un po' così easy, ma avendo la chiusura con la calamita potrebbe essere anche semplicemente un astuccino da inserire nel vostro zaino o nella borsa per il PC, dove ad esempio potremmo mettere il caricabatterie, gli accessori per il PC, piuttosto che le cuffiette, tutto quello che può essere un po' legato, diciamo così, al PC per appunto. Allora, la facciamo sempre con i felpati, questo qua è uno di quei felpati che vi dicevo, unicorno, e nello specifico questo qua è quello più pesante, non quello leggero leggero, giusto capo? È quello leggero? Sì, potrebbero fare, no, io avevo, non vorrei dirlo, ma l'ho fatto con tutti, come avevamo detto, con le rimanenze. L'anima del commercio. Con le rimanenze della... Allora, è stata detto fatta con lo scartol. No, non è mica scarto, però... Eh no, è un termine tecnico italiano, eh? Scartol. Cioè, se tu tagli una sagoma, quello che avanza è lo scarto di lavorazione. Sì. O scarto del taglio. Sì, perché non ho detto il rifiuto, ho detto lo scarto. Beh, insomma, comunque... Con gli scarti. Però è bella anche con l'altro... Si può fare anche con quello più cangiante, perché risulta... Diciamo che si può fare con tutti i tessuti della linea unicorno, perché in realtà dietro, per irrigidirla, anche in questo caso abbiamo messo il Decoville Light, l'abbiamo stirato su tutti i pezzi dell'esterno della borsa, perché della pochette, resta rigida. Perché la struttura, esatto. Quindi in realtà cosa ci sia da questo lato, diciamo così, che è ininfluente, è quello che c'è da questa parte che fa l'irrigidimento, certo. Quindi basta un tessuto. Noi abbiamo utilizzato lo scarto di lavorazione, cioè quello che è avanzato dalla realizzazione di alcuni di questi progetti. Perché diciamo questa cosa? Perché in realtà con gli avanzi dei materiali potete tranquillamente farlo. Nello specifico volevo farvi notare una cosa, che anche nella parte della retro, cioè dell'interno della nostra pochettina, come vedete la sagoma è composta di due metà parti, cioè il Decoville è stato fatto con due pezzi. Perché? Non perché siamo fuori di testa, ma perché il, cioè se ce l'avete intero si può fare anche meglio. Intero, che non succede niente, anzi sta meglio. Ma se per caso vi avanza un po' di Decoville, potete tranquillamente tagliarlo a filo e unirlo nel momento in cui lo andate a, a stirare sulla sagomina, e quindi recuperare anche proprio, non si butta niente, il l'avanzo del taglio del Decoville, lo chiamiamo così, avanzo. Sì. Va bene, allora abbiamo visto che la pochette è composta di due parti, che sono queste sagomine qua un po' tondeggianti, che ne abbiamo fatto sul felpato cangiante unicorno, e la corrispondente sagoma con già il taglio delle pence, vedete che ha già il taglio delle pence in Decoville, e sono due. Che verrà così? Perché anticipi? Ah beh, perché... Vuoi fare fretta oggi? Sì. C'hai fretta? Poi abbiamo una fodera che la Laura ha scelto con un cotoncino a stelline, ma può essere qualsiasi materiale legato comunque alla fodera. Anche in questo caso vi avanza del tessuto, delle fodere, delle borse, potete utilizzare quello lì a stelline, e recuperiamo la stessa identica sagoma che abbiamo utilizzato per la parte esterna, quindi ne facciamo due e le facciamo uguali. Una seconda fodera della patella, che non so se si chiama patella, ma a me piace un sacco il termine patella, sempre nella fodera a stellone, e la suddetta patella che noi abbiamo fatto con il recupero, lo chiamiamo così, quello che è rimasto praticamente dalla costruzione dello zainetto piccolo. Quindi abbiamo preparato prima una striscia di pellicette da 4 cm, esattamente come avevamo fatto per lo zaino grande, unendo insieme in sequenza più strisce di pelliccia. Quindi prima abbiamo fatto un rettangolone di striscette di pelliccia, poi ci abbiamo stirato dietro la sagoma in Decoville e poi l'abbiamo semplicemente rifilato, e quindi la nostra patellina diventa pelosa. Perfetto. Per chi non ha il recupero, sul nostro sito trova tutti i materiali. La mia anima del commercio. Yeah. Allora. Brava Laura, ti vedo
cooperativa. Ho fatto bene. Le vacanze vanno bene. Speriamo che il clima pugliese rimanga nel sangue ancora un po'. Prenderò i taralli per colazione, così. Va bene. È meglio i pasticciotti. No, poi non posso. Non posso. Non tocchiamo questa. Devo stare molto, perché prevedo un autunno e un inverno faticosissimi. Vi spiegherò poi. Allora, facendo, non diciamogli tutto in una volta, che guarda. Faticosissimi. Allora, torniamo a noi. L'abbronzatura, come vedete, c'è stavolta, ma come siamo abbronzate? Sì. Una settimana è troppo poco per venire a fare abbronzare, però vi giuro che ho i segni, eh. Sono abbronzatissima, abbronzatissima. Allora, detto ciò, dai, su. Iniziamo a lavorare. Abbiamo detto sagomina in felpa, stiriamo sopra il Decoville, abbiamo già il segno delle pence, quindi cosa facciamo? Ripieghiamo semplicemente il Decoville a metà in modo tale da far combaciare le due parti in Decoville e cuciamo le pence. Pronta? Eccolo qua, l'abbiamo già fatto. Sì, faccio l'altro. L'avevamo già fatto, ve lo faccio vedere a rovescio così si vede meglio. Abbiamo cucito praticamente la pence da una parte e dall'altra. Lo fate su tutte e due le metà. Intanto che siamo di pence, lo facciamo anche sulla fodera. In questo caso dovrete disegnarle, quindi seguendo lo schema del modello andate a disegnare la vostra pence e la ripiegate dritto contro dritto e cucite l'angolino. Come abbiamo fatto per... aspettate che ve lo giro... la parte esterna della borsa, andremo a farlo anche sulle due parti della fodera. Nella metà della vostra fodera della patellina, ok, esattamente nella metà sarebbe bello, ma a 3 centimetri dal bordo, quindi nella metà della vostra patellina a 3 centimetri dal bordo fate un puntino. Questo puntino che noi andremo a fare sarà il corrispondente della calamita che andremo ad inserire. Piccola premessa. Sì. Se uno acquista poi il kit per fare la bustina, avrà anche la chiusura con la calamita all'interno del suo kit. Se uno non acquista il kit... può metterlo in automatico. Esatto. O un bottone calamita che avete già, una chiusura calamita che avete già, oppure potete tranquillamente cucire un automatico. Certo. Nel nostro caso noi mettiamo una calamita. Allora, come dicevo, la calamita sarà il corrispondente del nostro buchino. Ma noi dobbiamo fare due taglietti per le lamelle. Sì, più o meno di fianco al nostro puntino facciamo proprio due tagliettini piccolini da far entrare le lamelle. Poi le pieghiamo, mettiamo il suo fermo. Allora, le chiusure a calamita come queste, una volta fatto i due buchini, proprio due tagliettini piccolissimi, piccoli, per fare entrare le lamelle, forse così si vede meglio, le lamelle della calamita, c'è una seconda cerchietto forato, diciamo così, che è quello che mi va a fare la chiusura. Non faccio altro che inserirlo, appiattirlo e poi No, in dentro mettilo, che è meglio, perché essendo sottile... questo si vede. La ferma di più, la rende più... Le ripieghiamo verso su se stesso, esterno. Esatto. Si fa un po' più fatica. No, ma è facile, è facile. Ci sta, si fa. In questo modo abbiamo messo il maschio della nostra clip a calamita. Perfetto. Se non avete una clip a calamita, come ho detto, potete usare l'automatico, il velcro, potete scegliere diverse soluzioni. Intanto l'abbiamo messo sulla patella. Fatta questa operazione, mettiamo la patella al dritto sopra alla patellina di pelliccia, ok? E le andiamo a cucire insieme a piedino lungo tutta la parte tonda, lasciando aperta la parte rettilinea retta. Ora rigirate la vostra foderina al dritto. È un po' duretta, quindi dovete proprio ripiegare ben bene il Decoville. E quando io vado a cucire la pelliccia, nella parte dove la cucio rimane completamente a pari e quindi sparisce quasi completamente il pelo sostanzialmente. Questo poi lo potete stirare per appiattirlo bene. Interessante. Se in quel pezzo qui, proprio dove c'è la cucitura, vi faccio vedere, la cucitura crea quella specie di ricamino lì. Ha praticamente mangiato il pelo. Allora noi cosa facciamo? Con l'ago lungo andiamo semplicemente a tirare fuori il nostro pelo dalla cucitura.
In questo modo ritorna la lunghezza della nostra pelliccia. Ma siamo un po' del diavolo. Sì. Ma quando si facevano gli orsi di mohair? Ah, è vero, sì, è vero. Nelle cuciture che erano rigorosamente a mano. Esatto. Bisognava poi tirare fuori il pelo dalle cuciture, quindi con calma ci andate dentro con un aghetto e in questo modo, vedete, riappare il pelo anche nella parte inferiore, non rimane tutto schiacciato dentro una cucitura. Bene, quindi stirata la patellina, così sta bella piatta, e tirato fuori tutta la pelliccia dalla parte inferiore, prendiamo una delle due metà della bustina, quella che preferite, e ci andiamo a cucire sopra la patella nel lato superiore, lasciando fuori sì, così pelo contro, cioè dritto contro dritto. Fate attenzione, mi raccomando, la patellina risulterà circa un centimetro più corta, però più stretta per ogni parte. Quindi fate attenzione a posizionare centralmente la vostra patellina sul beauty, sulla bustina, in modo tale che quando andremo a cucire questo pezzo laterale non andiamo a cucire anche la patella e la pelliccia. La fissiamo con una cucitura al bordo sulla parte superiore. Questa volta cuciremo a filo, perché poi dovrà essere inserita all'interno della bustina. Bene, abbiamo attaccato il patello. Eccolo qua. No, il patello è la netterfata. La patella. Anche quella di Spock. Ma come la chiamiamo? La patta. Patta, che non è quella dei pantaloni, dai. Va bene. Niente. Questa qua l'abbiamo attaccata all'esterno della nostra pochettina, ma secondo me si dice patella, comunque fa niente. Prendiamo l'altra metà, sempre di felpa già irrigidita con il Decoville, li mettiamo uno sull'altro dritto contro dritto con la patella all'interno, come se fosse un guscio, fermiamo con le clips. La parte superiore è sufficiente. Fate attenzione a non cucire all'interno la patella. Fagli mettere prima di cucirla, la ripiegate. Sì. No, dammi una clip. Una clip. La ripiegate all'interno e la fermate con una Perché clip. Perché è facile? Così. La ripiegate dentro con le clip, così siamo sicuri di non cucirla. E poi, una volta che le avete messe pari, andate a cucire a piedino tutto quanto il contorno di questa specie di conchiglia. Attenzione alla partenza, sentitela bene, perché c'è la patellina in mezzo, quindi non dovete cucirla. Una volta cucita e rigirata al dritto, dobbiamo riprendere la posizione per mettere l'altra parte della nostra chiusura, che sia automatico, che sia velcro, che sia come questo che è calamitato, insomma come volete. Dobbiamo quindi riprendere l'altra posizione. Fate attenzione a questa cosa: se voi la ripiegate perfettamente su se stessa e quindi la spingete molto molto in basso, la chiusura vi verrà molto 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 bassa, ma correte il rischio che vi schiacci anche tutta la capienza della borsa. Andiamoci, e quindi anziché gioco. Restare un po' a conchiglia, diciamo così, tende a diventare una bustina piatta. Quindi cosa facciamo? La ripieghiamo sì sul davanti, ma lasciandogli un pochettino di gioco, come dice la Laura, di aria, di agio. Sì, un centimetro. La tenete un pochettino rialzata, ok? Vedete che anche dietro in questo modo vi fa, non è più tirata come prima. Così quando prima è piena potete riempirla. Così resta molto... Io prima l'avevo messa così ed era pari. Noi non la lasciamo così, la teniamo un pochettino rialzatina, un centimetrino dietro. Sì. Segniamo quindi la posizione dove andremo a mettere l'altra parte dell'automatico e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Prima l'abbiamo fatto con... Prima l'abbiamo fatto con la fodera. Adesso andremo comunque a bucare sulla felpa. Facciamo i nostri due taglietti, una forbice per favore. Con le punte, tieni. Fate pianino, fare i buchi, che non fate un buco gigante. Me lo dai? Ce l'hai in mano? Ci stai giocando? No, ce l'hai attaccata la borsa. Scusate. Avrà calamita, scusate.
Accidonta. Ops, ho sbagliato. Meno male, non sbaglio solo io. Te sei un'abbonata. Adesso bene. Parliamo. Adesso che abbiamo attaccato anche all'interno la parte del bottone a calamita, prepariamo prima la fodera. Allora, anche in questo caso prendiamo le due metà dritto contro dritto, come abbiamo fatto prima per la pochette esterna. Le fermiamo con le clip e andiamo a cucire assieme a piedino tutta la parte tondeggiante, lasciando aperta la parte dritta. Rifacciamo sostanzialmente quello che abbiamo fatto prima. Fatta! Già fatta la cucitura della fodera, facciamo la fatidica domanda alla Laura. Ne hai lasciato un pezzettino aperto? Mai. Io mi sparerei. L'ho detto apposta. Allora, prima di cucirla tutta, lasciate un'apertura sul fondo perché dobbiamo rigirarla. Quindi, adesso che abbiamo aperto un'aperturina sul fondo, andiamo ad inserire tutta quanta la pochette all'interno della fodera. Ci stringe? No, è perché uno dentro l'altro c'è la su giusta, perché è tagliata uguale. Sì, però poverina, sì. Forza un po', eh. Sì, dopo ci va. Sì, dopo però, ci va, sì, quando la drizziamo. Va bene, allora le mettiamo una dentro nell'altro. Tieni il clip. Come sempre, la fodera sarà al dritto all'interno, ok? Quindi la parte dritta della fodera e la parte dritta della borsa. Quello che noi andremo del beauty, quella che noi andremo a vedere all'esterno è la parte a rovescio della nostra fodera. Sì. Fermiamo il contorno superiore, ormai lo sapete già fare, siete esperte in questa cosa. Il contorno superiore con le clip, facciamo coincidere quanto più possibile le cuciture laterali e poi le andiamo a cucire insieme tutte quante lungo tutta la circonferenza. Questa volta la cucitura sarà lungo tutta la circonferenza a piedino. Sì. Rigirata tutta la nostra pochette dall'apertura sul fondo che ho già avete lasciato, e la Laura ha già chiuso, mi sono distratta un attimo su Instagram e tac, già chiusa, quindi ha cucito l'aperturina sul fondo. Ma lo e diciamo ha messo sempre. Sì, è sempre lo stesso procedimento. Esatto. E ha messo dentro tutta la fodera. Per chi vuole proprio completare l'opera con estrema maestria, io direi che si può fare una piccola impunturina a bordo, anche solo sul lato davanti, se preferite, e vi trovate fodera in difficoltà a farlo dietro, ma almeno in questo modo non vi torna indietro la fodera ogni volta che scegliete qualcosa, certo, all'interno della vostra pochette. Dopodiché la vostra pochettina è finita. Ora, noi l'abbiamo lasciata così simple, cioè proprio molto, sì, molto perché easy. Anche tutti quelli, gli altri progetti possono non mettere l'unicorno se vogliono. Ah, certo, mica sono obbligati. Ah, ecco. Cioè, l'unicorno è a discrezione, come si suol per dire. Per chi piace l'unicorno. Esatto, se no si può fare solo di pelliccia. Molto elegante, anche solo di pelliccia. Allora, qui l'abbiamo lasciato, come dicevo, molto simple, solo di pelliccia. Però, se qualcuno volesse una bella scritta love cangiante, ah, oppure sì, il nome, certo, oppure qualche stellino, qualche cuoricino, molto 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 semplice, un decoro ovviamente piccolo che potete fare sempre con i resti della lavorazione, i rottami di vinile che vi avanzano dai vari tagli. Molto semplicemente, anziché fare tutta la lavorazione del vinile, ritagliate la vostra sagomina, la stirate sopra il feltro e poi ce la cucite sopra sulla patella prima di attaccare la fodera, ok? Noi l'abbiamo lasciata così, un po' semplice perché magari non a tutti piace l'idea del vinile, non a tutti piace l'idea, certo, dell'unicorno, per far vedere, quindi che questo è molto può elegante, essere anche senza, così semplice. Come dicevo, può essere una pochettina piccolina, ma può essere un portatrucco, può essere anche abbinata a zainetto o alle borse per metterci dentro tutti gli accessori, ad esempio del PC. Ha una bella capienza, ci sta il caricabatterie, ci stanno le cuffiette, ci può stare un po' tutte queste cose. Poi che una pochette rigida, di sono utili, esatto. Bene, abbiamo finito anche oggi, allora diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle 20:30.
sempre con un altro progetto della linea Unicorno, sì, da inserire sempre al discorso generale, quindi facciamo dei progettini più semplici che possono essere anche delle idee carine già da mettere avanti eventualmente per i vostri regali di Natale, e quindi potrebbe essere una cosa carina da utilizzare anche per il regalo di Natale. E diamo quindi l'appuntamento a giovedì prossimo, sì, con un altro progettino. E per il momento salutiamo. Salutiamo, sì. Vi ricordiamo che i kit della linea Unicorno sono tutti disponibili sul sito e, come vi ha già detto con tanta enfasi la Laura a inizio video, anche tutti i materiali. Certo, no, è vero, sono tutti disponibili. Chi non ha i ritagli. Sì, sì, sono tutti disponibili. Tra l'altro abbiamo inserito anche i vinili tinta unita, sia per il bianco dell'Unicorno che per le tre variazioni di marrone degli orsetti, in rotolo 30x50. Che è conveniente soprattutto per chi vuole fare più progetti con gli orso, più progetti unicorno. Ah, una fatica da fargli vedere. Vai. Sì, che è arrivata stamattina. Aiuto. Ah, no, è carina questa, però... Vabbè, dai, ve la facciamo vedere lo stesso. In realtà non l'abbiamo ancora usata perché è un progetto che è nell'aria, ma dobbiamo strutturarlo bene prima di farlo. È arrivato questa mattina, sono gomitoli, ve li faccio vedere. Sono gomitoli di lana in questa nuance, sembra un mohair, e in questa nuance unicorno, grigio e avorio, no, rosa cipria. Sì, grigio e rosa cipria, e all'interno invece lo stesso filato glitter cangiante, guardate che bello che è, cangiante dell'unicorno. E noi lo utilizzeremo presto, c'è un progetto nell'aria per il quale servirà questo, però ad esempio per chi fa anche angioletti o bamboline o è fattine, molto carino da fare i capelli. È molto carino anche da fare i capelli. Anche questo lo trovate sullo shop nella sezione unicorno. Vi ricordo che per cercare i materiali e i progetti di una linea, ad esempio, per non impazzire a scegliere tra tutti i materiali, se voi andate nella sezione collezioni e cliccate il titolo di una collezione, come in questo caso unicorno, trovate tutti i kit e tutti i prodotti disponibili per quella collezione già raggruppati dentro nella selezione che avete effettuato. Questo vale per qualsiasi collezione che abbiamo fatto. Quindi c'è la collezione della cucina, c'è quella dei pirati, ci sono gli unicorni, la Pottermania, cioè ci sono diversi raggruppamenti, chiamiamolo così, di prodotti già divisi per tipologia e appartenenza rispetto a una linea. Bene, vi abbiamo detto tutto quanto e vi diamo appuntamento quindi a giovedì prossimo. Intanto seguiteci che ci saranno un sacco di altre novità. Ciao! Ciao!